Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buon Natale dal vostro Salva Racing. Quest'anno ragazzi è un Natale un po' diverso, un po' particolare, un Natale molto probabilmente che ci ricorderemo per chi appunto come noi ci sta passando. Penso che ce lo ricorderemo per tutta la vita. La situazione è quella che è. So che ci sono tanti che in questo momento storico, se la stanno passando male, e quindi ci sono poche parole quest'anno per festeggiare il Natale, anche se sappiamo tutti che il Natale rappresenta, penso un po' per tutti, la festa dove si riunisce la famiglia, si vedono gli zii, i parenti, che di solito magari sì, durante l'anno per motivi lavorativi o altri motivi ci si vede poco. Sono i giorni praticamente dove ogni persona, dove ognuno di noi ritrova quella serenità, quella spensieratezza che magari durante l'anno purtroppo per via dei vari problemi che ci sono quotidianamente in tutte le famiglie, magari in quel momento lì magari passi qualche ora, inganni un po' il tempo, ti godi un po' appunto, come ho già detto, la famiglia, i bambini, per chi li ha come me è un bel momento per aprire i regali tutti insieme e passare, come ho già detto, un po' di tempo con le proprie famiglie, in felicità soprattutto. Quest'anno, non lo so, sto registrando questo video qualche settimana prima perché non mi voglio ridurre all'ultimo. Non so cosa ci aspetta e mi spiace fare questi video qua quest'anno, anche a Ferragosto, fare questo video anche così a Natale. Però ragazzi, io quello che posso augurare a voi e alle vostre famiglie, alla mia famiglia soprattutto, speriamo di poterci godere lo stesso un po' questa festa in spensieratezza. So che non sarà facile, però il mio augurio di Natale a tutti voi comunque è sincero e ripeto, spero solamente che alla fine ci potremo almeno riunire con le proprie famiglie e riuscire almeno a festeggiare insieme il Natale. Io cerco sempre di pensare positivo ragazzi, speriamo che questa sia solo una brutta storia da magari raccontare tra qualche anno magari ai nipoti o altro, ma spero di non dover più subire queste cose qua nel corso della mia vita e spero che sia stato solamente un momento, poi non sappiamo la verità su tutto quello che è successo, penso che non la sapremo mai, però non lo so, comunque ci hanno messo veramente in difficoltà. Niente ragazzi, io quest'anno vi lascio con qualche immagine di Natale, giusto per ritrovare un po' di spensieratezza e niente, sperando che questo video appunto porti un po' di serenità a tutti voi, alle vostre famiglie e speriamo appunto che dall'anno prossimo sia un anno migliore, perché questo 2020 direi che è da cancellare proprio dalla nostra vita. Comunque ragazzi,
io vi auguro un buon Natale e un sereno anno nuovo. Noi ci vedremo l'anno prossimo con nuovi video e vi ringrazio anche per quest'anno di essere stati comunque in mia compagnia. Ok? Un bacione a tutti voi e alle vostre famiglie, ragazzi. Buon Natale.